Scegli Risparmia Napoletano, il conto deposito della BCC di Napoli. E fai fruttare i tuoi risparmi al 4%. Zero costi di apertura, zero costi di gestione, zero costi di chiusura. 4% annuo lordo per i primi 6 mesi per importi fino a 250.000 euro. Poi lo 0,50% annuo lordo. Per ulteriori informazioni consulta il nostro sito www.bccnapoli.it o vieni a trovarci in una delle nostre filiali. BCC Napoli, una banca solida che reinveste i tuoi risparmi nel tuo territorio. Offerta valida fino al 30 giugno 2023 per i nuovi clienti. Notte di terrore a pianura, una minorenne picchiata. Escalation di violenza nelle carceri, i dati sempre più preoccupanti. Partenariato di pubblico-privato per piscina Mirabilis, ne parliamo con il direttore Pagano. Il pensiero dei tifosi su Rudy Garcia, il nuovo allenatore del Napoli. In diretta col telegiornale serale targato Campi Flegrei TV. Partiamo come sempre dalla cronaca e da quanto accaduto nell'ultima notte con l'aggressione ai danni di una minorenne nella zona di Pianura. Due persone, dopo aver speronato la propria moto, hanno picchiato quindi tale minorenne. La scorsa notte una ragazza di 17 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo via provinciale Napoli nel quartiere di Pianura. La giovane, in sella al suo scooter, avrebbe perso il controllo del veicolo per una precedenza non rispettata da un'auto sulla quale viaggiavano due ragazzi che successivamente sono scesi dall'auto, si sono diretti dalla ragazza per aggredirla. La minorenne avrebbe così immediatamente chiesto aiuto ad alcuni amici e anche loro, una volta arrivati sul posto, sarebbero stati aggrediti e coinvolti in una maxi rissa. Si tratta di due ventenni incensurati, uno colpito al gluteo con un coltello e l'altro picchiato. 15 giorni di prognosi per entrambi. I carabinieri del nucleo radiomobile, che ora stanno indagando per ricostruire l'accaduto, sono intervenuti nel pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Accertamento in corso per chiarire la dinamica dell'incidente e degli scontri e per identificare tutti i responsabili coinvolti. Parliamo ora di quanto accade nelle carceri, i dati sono sempre più preoccupanti per quanto riguarda la violenza e soprattutto per le aggressioni. Ancora violenze nelle carceri campane. Nella giornata di ieri un detenuto del circuito di alta sicurezza della casa circondariale di Benevento ha aggredito due agenti della polizia penitenziaria. L'uomo è stato poi bloccato da altri due agenti intervenuti. Ne ha dato notizia Giuseppe Cimino, consigliere nazionale del sindacato autonomo polizia penitenziaria. Secondo quanto ricostruito, il detenuto avrebbe aggredito nelle sale colloqui un ispettore e un assistente capo, entrambi ora all'ospedale civile di Benevento. Sono frequenti i casi di violenza all'interno delle carceri. La polizia penitenziaria in Campania continua ad essere vittima di tali atti, tra la totale indifferenza degli organi superiori e delle istituzioni, ha così commentato Cimino, che chiede l'intervento delle istituzioni ministeriali e dipartimentali al fine di porre in essere ogni possibile iniziativa di propria competenza a tutela dell'incolumità del personale di polizia penitenziaria operante ed auspica che possa esserci finalmente una risoluzione. Anche Donato Capece, segretario generale del SAP, ha aggiunto che è sotto gli occhi di tutti come servano interventi urgenti e strutturali che restituiscano la giusta legalità al circuito penitenziario, intervenendo in primis sul regime custodiale aperto. Ogni giorno nelle carceri italiane succede qualcosa, ha proseguito, ed è quasi diventato ordinario denunciare quel che accade tra le sbarre. I detenuti, alcuni quelli più aggressivi e violenti, evidentemente sono convinti non di essere in carcere e scontare una pena, ma in un albergo dove possono fare ciò che preferiscono.
Ci spostiamo ora nella zona di Pozzuoli, nella Roccaforte, il Rione Tera, dove è andato in scena ancora una volta un evento riguardante il progetto Puteoli Sacra. Un progetto per permettere ai giovani che sono reclusi all'interno del carcere di Nisida, ma anche nei centri di accoglienza, a reintegrarsi, entrare nella società attraverso l'insegnamento di mestieri. E tutto questo grazie oramai al grande progetto denominato Puteoli Sacra. Sì, è un'occasione, Puteoli è un'occasione sicuramente per un reinserimento sociale concreto. Il nostro è anche un esperimento all'interno di un gruppo sociale più ristretto per far sì che quando i ragazzi hanno terminato il percorso penale possano sperimentarsi anche positivamente nelle relazioni con il mondo, con la famiglia, con gli amici, con le persone all'esterno di questo progetto. Quindi una valenza educativa è anche quella a curare appunto l'aspetto relazionale, l'emotività, curare oltre diciamo l'aspetto professionale, strettamente professionale. Io diciamo che ho fatto un percorso a Nisida, poi sono stato trasferito in comunità, grazie a Puteoli Sacra che mi ha dato diciamo una seconda possibilità. Ci possiamo mettere nel mondo del lavoro, quindi a contatto con le persone. Diciamo che l'esperienza che ho fatto a me è servita, quindi io ringrazio che è successo quel che è successo, perché altrimenti oggi non sarei il Manuele che troviamo qui. Cambiato in bene e in male, sì, perché giustamente se prima ci ragionavo poco, ora ci ragiono di più. Quindi diciamo che questa esperienza è servita e grazie anche a Puteoli Sacra. La tua esperienza con Puteoli Sacra qual è stata? Cosa hai fatto? Allora, abbiamo iniziato un corso di formazione, io ero ero ospite nella comunità Regina Pacis, dove diciamo la fondazione del progetto. Abbiamo conseguito dei corsi di formazione con la GESFOR, poi ci hanno avviato al mondo del lavoro. Io gestisco gli aperitivi e mi occupo del bookshop, quindi la vendita dei prodotti di ceramica che poi facciamo a Regina Pacis. La valenza di un progetto come questo di Puteoli Sacra, un progetto che punta chiaramente al reintegro dei ragazzi. Io dico sempre liberare i minori per renderli adulti responsabili, liberare i minori ed educare gli adulti. Questi progetti sono l'ancora di salvezza, la zattera, la speranza, uno direbbe la luce dopo il tunnel. L'anno scorso in tutta Italia, per un anno, 14.221 ragazzi in Italia e di questi 6.400 di Napoli e provincia, 6.400. Sono stati fermati, accompagnati dai genitori, affidati ai servizi sociali, portati nelle comunità per reati gravi nelle carceri. In Campania abbiamo avuto 27 ragazzi minorenni accusati di omicidio. Ora, accanto all'indignazione per cui questi ragazzi commettono questi reati, il motto meglio prevenire che curare vale per questi ragazzi. Allora io propongo la moltiplicazione di esperienze di questo genere che offrono una seconda chance. Però io propongo un patto educativo di chi scuola, comuni, ministero, terzo settore devono prevenire. E il primo segnale di questi 6.400 ci è stato dato nel vedere che l'85-86% di loro non aveva la scuola dell'obbligo. Allora più maestri di strada, più educative territoriali, più assistenti sociali. Ci sono dei segnali di ragazzi che sono adolescenti a metà con la morte nel cuore. Anche quelli che stanno in queste comunità. Ci trasferiamo ora a Bacoli, dove si parla di flagra lavoro con Nello Savoia, che accusa l'amministrazione di assunzioni poco chiare. Il consigliere comunale di Bacoli, di opposizione, legato a Fratelli d'Italia, Nello Savoia, punta ancora il dito in termini accusatori verso la gestione scellerata, a suo dire, di Flegrea Lavoro. Difatti pare che all'interno della società che si occupa della gestione dei rifiuti sul territorio di Bacoli in particolar modo vi siano delle dinamiche in termini di assunzioni tutte ancora da chiarire. Sì, pochi giorni fa abbiamo scoperto addirittura che c'è la possibilità di poter accedere a Frega Lavoro come figure di spazzini, ma tutto questo purtroppo non l'abbiamo scoperto né sul sito della Frega Lavoro né sul sito del Comune di Bacoli, ma attraverso un'agenzia interinale, Generazione Vincente, che ci è stata segnalata da diverse persone che hanno scoperto questa cosa. Questa è l'ennesima prova che all'interno di Flegrea Lavoro stanno avvenendo delle assunzioni in modo diciamo lusco, in modo poco trasparente e poco chiaro. Tutto ciò ci è stato segnalato anche da un cittadino che ha fatto un esposto in cui denuncia diverse anomalie.
Ovviamente noi come consiglieri comunali abbiamo inoltrato tutto agli organi inquirenti, che speriamo facciano ora luce su quello che sta avvenendo in Flegrea Lavoro. Voglio ricordare ai cittadini di Bacoli che Flegrea Lavoro ha speso quasi 1 milione di euro per le agenzie interinali, per l'assunzione di 7-8 persone. Cioè si spende quasi 1 milione di euro attraverso agenzie interinali per arrivare ad assumere 7-8 persone, e le assunzioni di queste persone sono avvenute in un modo poco chiaro, anzi diremo per alcuni di noi molto chiaro, molto diretto, e noi speriamo che finalmente la magistratura, gli organi inquirenti facciano luce su questo aspetto. E non vi nascondo che presto stiamo preparando qualcosa da portare anche al Parlamento, alla Camera dei Deputati, perché è impossibile ciò che sta avvenendo in Flegrea Lavoro. Iniziativa di pubblico e privato in merito alla piscina Mirabilis con l'iniziativa di partenariato. Il parco archeologico dei Campi Flegrei punta a crescere sempre più. La piscina Mirabilis è uno dei luoghi maggiormente incantevoli situato nel comune di Bacoli. Per la piscina Mirabilis si è portato avanti un progetto che punta tra partenariato fra pubblico e privato. Noi su tale argomento abbiamo ascoltato il direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Fabio Pagano. Andiamo avanti con più forza e convinzione. Quindi dopo 2 anni di soddisfazioni, di aperture, di grandi numeri anche di afflusso di pubblico, abbiamo oggi pubblicato un nuovo avviso pubblico, sempre fondato sul partenariato tra il pubblico e il privato, perché noi crediamo che questa sia la strada giusta da seguire per valorizzare i nostri territori. Non più solo piscina Mirabilis, 100 camerelle e una bellissima novità che è la possibilità di gestire uno spazio dentro al Castello Aragonese per offrire dei servizi. E quindi invitiamo tutte le realtà che sono interessate ad andare a leggere questo avviso. Ci sono 90 giorni per presentare la propria candidatura e ci aspettiamo di avere molte proposte per poter valutare la migliore e andare avanti con ancora più forza. Insomma, il parco archeologico vuole crescere sfruttando sia il pubblico che il privato. Insomma, è importante questo dualismo, soprattutto ai tempi d'oggi. Assolutamente, noi siamo stati i primi in Italia a farlo e ancora adesso siamo i primi ad averlo attivato. Dopo 2 anni di esperienza siamo ancora più convinti e lo vogliamo rinnovare, e abbiamo fatto un avviso ancora più innovativo rispetto al precedente. Quindi siamo convinti che questa sia la strada, perché i risultati sono buoni e siamo convinti che potranno essere ancora migliori dopo questo avviso. All'Hotel D-Day un incontro per parlare di turismo e sviluppo del territorio dei Campi Flegrei. Campi Flegrei Active, un incontro che si è svolto all'Hotel D-Day per fare il punto della situazione e soprattutto per mettere le basi per il futuro. Presenti tutti i sindaci della zona Flegrea. Parlare ai nostri microfoni è il presidente di Federalberghi Campi Flegrei, Roberto Raringe. Ma da soli non andiamo da nessuna parte, cerchiamo di fare il possibile, il massimo, andando anche al di là delle nostre competenze, ma occorre ora fare lo scatto in avanti, costituire un organismo pubblico-privato che si interessi di strutturare una offerta turistica vera, altrimenti le nuove frontiere del turismo ci taglieranno inevitabilmente fuori, perché queste nuove frontiere sono alla ricerca di qualità, sono alla ricerca di sostenibilità, sono alla ricerca, diciamo, di servizi che oggi noi non siamo ancora in grado di offrire. Da soli possiamo fare ben poco, queste occasioni servono per mettere, diciamo, in risalto la necessità, come hanno fatto altri territori, di mettere insieme le amministrazioni pubbliche affinché si possa disegnare una strategia di sviluppo, che tipo di economia turistica vogliamo per il territorio. Spero che nessuno voglia quello che viviamo oggi quotidianamente. Non solo lui, ma anche e soprattutto gli esponenti regionali, con Felice Casucci, assessore per quanto riguarda la regione Campania. Noi stiamo riflettendo a lungo, oggi abbiamo fatto con il presidente De Luca una riunione, abbiamo svolto una riunione importante sull'area Flegrea, in particolar modo riguardante Ischia. L'anno scorso abbiamo dedicato all'area Flegrea, grazie a Procida, una centralità come paradigma di sviluppo, come paradigma di traino dello sviluppo strategico della regione Campania dal punto di vista turistico. Quest'anno lo abbiamo dedicato, cominciando con Exempla, il Grand Tour del Saper Fare Campano nel Mondo. A Milano abbiamo dato una centralità al progetto di sviluppo di Ischia dopo i fatti del 26 novembre, e a seguito di questa decisione che abbiamo assunto di concentrarci sul tema Flegreo,
prima Procida, dove abbiamo sperimentato alcune cose, penso ai trasporti green, poi Ischia, dove abbiamo cominciato a riflettere su alcuni aspetti, penso al tema del lavoro, ma penso al tema del turismo, del benessere e della salute, e adesso sul tema della mobilità, come una mobilità sostenibile, come trasporto e come turismo sostenibile. Adesso ci stiamo concentrando su questi argomenti per Ischia, evidentemente il tema Flegreo diventa il tema, ancora una volta, il tema centrale. Presentato il riflesso degli eroi all'Università Federico II. Il 23 ottobre 1860 entrava a Napoli il primo contingente dei carabinieri. Un legame solido di abnegazione ed eroismo, ricco di testimonianze, quello tra l'arma e la città, che comincia ancor prima dell'unità nazionale. A raccontarlo, con l'aiuto di tavole storiche, il libro Il riflesso degli eroi, edito da Roggiosi, presentato nel Centro Congressi dell'Università Federico II di Napoli. Si tratta di una raccolta di storie di impegno civile, di atti di eroismo, di sacrifici, di uomini al servizio della nazione, alcuni celebri, altri meno conosciuti, come spiega l'editore Rosario Bianco. La luce degli eroi che dobbiamo in qualche maniera trasmettere alle nuove generazioni, far capire qual è la dotazione valoriale dei carabinieri e di tutti gli appartenenti alla Forza Armata per il loro sacrificio che fanno tutti i giorni per noi cittadini e per la nostra salvaguardia. Il volume è stato scritto dal generale di corpo d'armata Andrea Rispoli assieme allo storico Vincenzo Cuomo e al capitano Marco Catizzone. È un'occasione per ricordare tante figure di carabinieri che nella storia si sono affermati, che hanno sacrificato anche la vita per mantenere fede al giuramento prestato, a questo impegno di servire con disciplina e onore. A tenere a battesimo il volume, presso la Federico II, sostenuto dalla Banca di Credito Cooperativo di Napoli del presidente Amedeo Manzo, il cardinale Crescenzio Sepe. È la storia di una realtà, quella italiana, che è sintetizzata attraverso i testimoni dell'Arma dei Carabinieri, che hanno dato un contributo alla crescita umana, ma anche morale, etica, al nostro paese, attraverso appunto la testimonianza di tanti di questi loro personalità. Un libro straordinario che vede le gesta di tanti eroi noti come Salvo d'Acquisto, qualcheduno meno noto, fino ai giorni nostri, e la nostra banca è felice e onorata di essere vicino all'Arma dei Carabinieri, che tanto ha fatto nei 209 anni per il nostro paese e tanto ha fatto anche per noi. Andiamo ora in pubblicità, torneremo in studio per parlare di Napoli, di mercato e del pensiero dei tifosi su Rudy Garcia. Vuoi ristrutturare la tua casa? Allora ci pensa Edilcommercio. Siamo un'azienda leader nel settore edile, progettisti e professionisti seri per realizzare i tuoi sogni. Da noi una vasta gamma di prodotti delle migliori aziende: pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, riscaldamenti, rubinetterie, porte. Perché Edilcommercio, un'azienda in continuo rinnovamento, capace di stupirvi anche nel prezzo. Vieni a scoprire tutte le nostre occasioni e promozioni a Giuliano, nei pressi del centro commerciale Auchan. Per info 081 86 619, www.edilcommercionapoli.com. Edilcommercio, diamo vita alle tue idee. Il peschereccio a Villaricca ti aspetta in Corso Europa 163. Piatti che variano col pescato del giorno. Vieni a scoprire la nostra zuppa di cozze e le nostre specialità di mare, preparate dalle mani esperte dello chef Francesco Bosso. Ristorante Il Peschereccio. Come al mare, come a casa. Parziale, sinonimo di qualità e professionalità. Oltre 20.000 metri quadri di esposizione per venire incontro a qualsiasi tipo di esigenza. Fornitura in legno e senza limiti. Vasta scelta che comprende anche il mogano e lo zebrato. Affidati alla qualità e punta su Gruppo Parziale.
parziale, vendita all'ingrosso e al dettaglio di semi lavorati, ferramenta, bricolage ed elettrodomestici. Ci trovi in via Giovanni Pascoli, Casoria, via Campana 231 Pozzuoli, via Colonnello Gabriele Pepe 4, via Stradera Poggio Reale 70-71 o sul nostro sito internet www.pagruppo.parziale.it. Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Domizia. La tua nuova università. Ora puoi trovare vicino a te il corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica classe di laurea L12. Sono attivi gli indirizzi Turismo e Territorio, Comunicazione Interculturale. L'SSM Domizia ti porterà nel mondo delle lingue senza confini. Da noi inoltre troverai master di primo livello, certificazioni linguistiche, informatiche e tutor sempre al tuo fianco. Prendi contatti con la segreteria per avere maggiori informazioni. Si parla ora di Napoli, di calcio naturalmente, con la squadra azzurra che lavora sul mercato. Intanto però siamo anche scesi in strada a chiedere ai tifosi cosa ne pensano di Rudy Garcia. Il Napoli lavora incessantemente sul mercato, l'obiettivo è trattenere quelli che sono i big. Si sta infatti lavorando affinché si possa portare il rinnovo contrattuale di Victor Osimhen, l'attaccante è in ambito dei maggiori club europei, tra cui Paris Saint-Germain e Manchester United. De Laurentiis però non è intenzionato a venderlo, anzi la propria intenzione è quella di allungare il contratto e soprattutto di aumentare le cifre che sono state pattuite in precedenza. Stesso discorso viene portato avanti in merito a Kvaratskhelia. Il calciatore, che è stato premiato come miglior under dell'ultima Champions League, infatti, deve restare a Napoli. Nessuna offerta sarà presa in considerazione, a meno che non arrivino sul piatto più di 150 milioni di euro. Intanto, con Kim che è andato via, il nome più altisonante è quello di Danzo, il centrale che sembra piacere molto a Rudy Garcia. L'allenatore, arrivato in città ormai da una settimana, vuole diventare il nuovo pupillo dei tifosi del Napoli. In tal senso, infatti, si è visto spesso e volentieri in strada e spesso e volentieri l'allenatore ha affermato che vuole fare grandi cose con la città di Napoli. L'obiettivo, infatti, è portare altri trofei. Sicuramente non ci si potrà accontentare di una Coppa Italia, ma si punterà allo scudetto e soprattutto alla Champions League, dove si vuole puntare ad arrivare più in avanti possibile. Arriva Rudy Garcia, che si presenta alla piazza e si presenta ai tifosi. La volontà è quella di portare il Napoli in alto, magari a vincere la sua prima Champions League, senza dimenticare il campionato, perché il Napoli vuole bissare il successo di quest'anno. Noi siamo scesi in strada, abbiamo chiesto a voi tifosi cosa ne pensate dell'allenatore francese. Comunque è un buon allenatore, ha girato molte squadre, però è un buon allenatore, c'ha molta esperienza. Sono molto molto ottimista, che penso che Garcia prosegua il progetto di De Laurentiis e possa portare il Napoli, confermandolo nella classifica di Serie A a alto livelli e allo stesso momento portarlo un po' più avanti nella Champions League. Guardi, io sono tifoso del Napoli da una vita. Gli allenatori è difficile giudicarli, questo Garcia si è presentato bene, però De Laurentiis è stato chiaro, gli ha messo un obiettivo preciso, vuole la finale dei Coppi dei Campioni, ed è tanto, eh? Ma noi avremmo preferito restasse Spalletti, beh, logico. Visto che con Spalletti eravamo partiti scettici la prima volta, quindi speriamo che porti fortuna, perché vedo un po' di scetticismo in giro.
Vediamo ora insieme le previsioni del tempo. Il meteo è offerto da Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cieli coperti con piogge e temporali. In serata, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Il meteo è stato offerto da Big Food è il cash and carry più dinamico dell'area Flegrea, specialista in convenienza, qualità, assortimento e servizio. Big Food è a Pozzuoli, in via provinciale Pianura numero 8. Big Food Cash and Carry, il tuo partner di fiducia. Onoranze funebri, principe. Una scelta nel pieno rispetto del vostro dolore. MEPA Alimentari SRL, azienda leader nel settore alimentari. Una tradizione che si tramanda da padre in figlio. Serietà, professionalità e cortesia fanno da cornice a più di 8.000 referenze. Tra prodotti alimentari, alimentari all'ingrosso, prodotti per panifici, tarallifici, pizzerie, pasticcerie, caffetterie e gelaterie. La MEPA Alimentari SRL distribuisce i suoi prodotti avvalendosi di validi collaboratori e un intero parco di autoveicoli dotati di ogni comfort per la conservazione e il trasporto dei prodotti in totale sicurezza. MEPA Alimentari SRL è a Pozzuoli, in strada provinciale per Pianura 11, telefono 081 726 1530, 081 866 6155, email ordini@mepaalimentari.com. Azienda specializzata nel recupero e commercio di rottami, ferrosi e metalli. Puoi affidarti a noi per il trattamento dei rifiuti pericolosi come ad esempio batterie al piombo esauste, il tutto in totale sicurezza e nel rispetto delle norme ambientali. Dal ritiro del legno, carta, cartone, plastica fino all'imballaggio di questi ultimi con macchinari appositi, non dovrai preoccuparti di nulla. Cosa aspetti? Rispetta l'ambiente, punta alla qualità del servizio, scegli Chiarofer. È tutto con la nostra informazione, buon proseguimento, sempre su Campi Flegrei TV.
Scegli Risparmia Napoletano, il conto deposito della BCC di Napoli, e fai fruttare i tuoi risparmi al 4%. Zero costi di apertura, zero costi di gestione, zero costi di chiusura. 4% annuo lordo per i primi 6 mesi per importi fino a 250.000 euro. Poi lo 0,50% annuo lordo. Per ulteriori informazioni consulta il nostro sito www.bccnapoli.it o vieni a trovarci in una delle nostre filiali. BCC Napoli, una banca solida che reinveste i tuoi risparmi nel tuo territorio. Offerta valida fino al 30 giugno 2023 per i nuovi clienti.